Valorizzare i beni culturali e i siti storico-architettonici della città di Trani. È stato questo l'obiettivo dell'evento culturale organizzato dall'Università Popolare di Santa Sofia nella Chiesa di Ogni Santi, dal titolo Caravaggio nella Chiesa dei Templari tra arte, musica e poesia. Caravaggio è collegato ai Cavalieri di Malta, però io ho scoperto anche un collegamento con i Cavalieri Templari. Lo troviamo questo in uno dei dipinti della Cappella Contarelli di Roma, di San Luigi dei Francesi. Lì ci sono gli episodi del martirio e della vocazione di San Matteo. Nel martirio di San Matteo troviamo, sotto l'angelo che porge la palma del martirio a Matteo, proprio una croce templare impressa sull'altare dove Matteo stava officiando la messa prima di essere martirizzato dal boia. Che città era Trani tra il XVI e il XVII secolo? Trani era una città che in quel momento stava attraversando un momento di transizione, aveva perso il potere del commercio sui mari, i traffici marittimi con l'Oriente, di cui Trani era una delle massime esponenti dell'Adriatico insieme a Venezia e Ragusa, l'attuale Dubrovnik, e quindi era un momento di crisi caratterizzato anche dalla peste che nel XVI secolo colpì Trani. Però Trani ha avuto la fortuna in quegli anni, verso la fine del 1500, nel 1582, 86, di avere la sede della Sacra Regio Ghinza. Quindi al decadimento dal punto di vista commerciale inizia un nuovo periodo di rinascita con gli studi giuridici, perché Trani diventa la Sacra Regio Ghinza, che è quella che oggi è una corte di appello, giusto per farci capire che competenza potesse avere. E quindi incomincia ad essere sede di giuristi, storici, e quindi sale la cultura. Quindi va via l'economia e sale la cultura, e quindi Trani risplende a fine 1500, inizi del 1600, anche con un'altra caratteristica di quel periodo: gli ecclesiastici vengono tutti in città, quindi il monastero dei Carmelitani, quello degli Agostiniani, quindi la chiesa, il vescovo di quegli anni, anche Fra Diego Alvarez, contribuì poi con la nascita anche delle prime stamperie a Trani, anche a livello europeo, a far rinascere la città.